finalmente, consentitemi, finalmente, adesso si vede un canale, si vede un fiume, si vede acqua, sarà pure sporca, ma si vede acqua che defluisce e non si ferma qui sotto questo ponte, che sia abusivo o meno, poi si vedrà le colpe di chi sono. Stanno lavorando i dipendenti del consorzio di bonifica già da 10 giorni, hanno ripulito da cumuli di immondizia, immaginate un poco, 1000 quintali di immondizia. Siamo soddisfatti perché, ripeto, adesso si riesce a intravedere un canale, non c'è più la copertura di tutti quei rifiuti. Il consorzio di bonifica, che come ripeto dà sempre la piena disponibilità di uomini e mezzi agli enti preposti, insomma, per collaborare, e quindi siamo qui da una settimana a lavorare. Se noi chiediamo un tributo ai cittadini, e noi dobbiamo dare un servizio alla comunità e alla cittadinanza, e questo è stato sempre il mio motto. Cercheremo nei prossimi mesi di implementare il lavoro e i servizi alla comunità e ai cittadini. Quello che chiediamo è che ci sia una maggiore coscienza civica da parte dei cittadini e un maggiore controllo autorità preposte. Purtroppo è un ponte che è stato costruito abusivamente, in quanto non siamo stati, non abbiamo trovato nessuna autorizzazione, neanche il genio civile, per la realizzazione di questo ponte. È un ponte purtroppo non solo costruito abusivamente, ma anche costruito male, perché come si può vedere il piano viabile è sottoposto agli argini, quindi praticamente è più basso degli argini e crea un'ostruzione comunque al regolare deflusso delle acque. Quindi questa immondizia proviene dalla incuria dei cittadini, da questo malcostume ormai diffuso di buttare tutto quello che è, che tutta questa immondizia nei fiumi, soprattutto plastica, che poi finisce a Castellammare, finisce nel mar Mediterraneo, nel nostro mare. Per cui noi come consorzio abbiamo anche pensato di sistemare, abbiamo progettato una griglia da sistemare a Castellammare per intercettare questi rifiuti e portarli via. Ma poi portarle via, non farle andare a fine bar. Abbiamo dotto con questo qui di stamattina 11 scarrabili per un totale di circa 1000 quintali di materiale. Di immondizia, canne, polistiroli, bottiglie in plastica, c'era un po' di tutto. Il canale comunque prende tutte le diramazioni che vengono anche da monte, quindi da Solofra, da Cava, da Nocera, Nocera Inferiore, Mercato San Severino, quindi arriva un po' dappertutto. La cosa che lascia interdetti è che noi purtroppo non amiamo il nostro territorio e quindi ne approfittiamo buttando tutti i rifiuti ogni volta che ce n'è la possibilità nei canali, quando si potrebbe fare sicuramente diversamente.